giornata. Anzi, secondo me è appena entrato qualcuno. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Tutto benissimo anche io, grazie mille. Mi dica. Voleva qualche dolcetto. È venuta nel posto giusto. Noi vendiamo i dolci più buoni, più freschi e più particolari della città. E le chiedo solo una cosa. Per che cosa le servivano? Cioè c'è un avvenimento in particolare, non so, un compleanno di un bambino, un fidanzamento o una festa normale. Normale, una normale festa. Perciò non dobbiamo andare su un tema in particolare, ecco. Possiamo sbizzarrirci con tutti i dolci che abbiamo. Benissimo, perfetto. Allora, così possiamo iniziare. Piove, però non c'è il sole, c'è quella pioggia leggera leggera. Sì, guardi. Proprio. Un inizio di autunno coi fiocchi. Allora. Io parto subito, va bene? Io ovviamente ho dei campioni, dei campioncini in queste confezioni verdi. Poi lei mi dirà se e quali vorrà acquistare. Io andrò dietro in magazzino e le prenderò, insomma, la quantità che lei mi chiederà. Non porto chili e chili di prodotto in vetrina, ecco. Porto giusto qualche quantità da mostrare, da far assaggiare e poi, insomma, vado dietro a prendere la giusta quantità. Proprio con un prodotto classico. Sono le Coca-Cola frizzanti. Prego, ne prenda una, certo. Sono qui apposta per essere mangiate. Classicissime, gusto Coca-Cola, intorno hanno tutto questo zucchero. Sono buone, belle frizzantine. Insomma, io credo che in una festa queste qui non possano mai, mai, mai mancare. Esattamente, esattamente, sono insomma un must. Invece di un pochino più particolare, che come concetto è esattamente
praticamente simile al Coca-Cola frizzanti, però hanno una forma diversa. Molto carina, molto particolare. Queste qui, guardi, a forma di cuore. Bene, molto carine. Hanno questi tre strati colorati. Abbiamo un rosa, un bianco e un rosso che formano, sono tre cuori che uniti formano un cuore più grosso. Vede? Bella. Il concetto è lo stesso, queste sono di fragola e la Coca-Cola è frizzantina, queste invece non sono frizzantine, però hanno tutto lo zucchero fuori. Prego, ne prenda una. Ok, se ha bisogno lì c'è dell'acqua, eh. Poi cambiamo totalmente genere e passiamo alle più classiche, classicissime caramelle gommose. Queste sono le vere e proprie caramelle gommose. Queste qui, esattamente come quelle frizzantine alla Coca-Cola, credo non possano mai, mai, mai mancare in una festa. Eccole. Queste. Vede, sono quelle classicissime con il fondo bianco. Di queste ne abbiamo di varie forme. Abbiamo. Prego, intanto assaggi, eh. Sì, hanno tutte lo stesso sapore. Abbiamo questa qui con la chitarra, la farfalla, una nota musicale. E cosa abbiamo qui? Una scarpa. Poi vediamo, ho questo che non capisco cosa sia, non ne ho idea, boh, è comunque buono. Abbiamo un cappello, anche queste non possono mai mancare. Girelle. Queste qui hanno anche un odore, un profumo, mi scusi, inconfondibile. Senta. Questo che prego, questa è sua. Sono veramente deliziose. Se vogliamo rimanere sempre in tema dolci gommosi come questi qui, ho anche delle confezioni, delle monoporzioni in delle buste di plastica che insomma sono molto simpatiche.
quindi ne faccio vedere solo due tipi, ma ne ho molti, molti, molti altri, ecco. Vedete, sono questi qui. Abbiamo questi che sono dei coccodrilli diciamo che sono un misto tra quelle frizzantine alla Coca-Cola e quelle classiche gommose, perché hanno la forma di quelle classiche gommose, però sono frizzantine come quelle alla Coca-Cola. E poi abbiamo questi qui, di questi ne ho moltissimi tipi dietro. Scenografici, assolutamente sì. Altrimenti, non essendo una festa con un tema particolare, io ho anche dei confetti. Classici confetti alla mandorla o confetti con gusti e forme più particolari. Vedi, ad esempio, questi qui rotondi. Iniziano ad esserci un pochino più particolari, mi dica lei. Sì, quella è la Coca-Cola, che sono, mi scusi, queste, quelle classiche, ok? Ottima scelta, assolutamente ottima scelta. Questi tre e quelli lì. Posso chiederle quanti invitati ci saranno? Così insomma per capire che quantità andarle a prendere, ecco. Una ventina. Ok, considerando che questi dolci non saranno insomma, il pasto principale. Non le do una quantità eccessiva, ecco. Io direi di fare un 100 grammi per ogni prodotto, ecco, non di più. E almeno 20 di queste bustine, perché così almeno ognuno se la può portare a casa, ecco. Anche solo come ricordo, almeno 20 direi di sì. Lei cosa ne dice? Perfetto, sì, 100-120 grammi, ok. Benissimo, sì. Allora io vado di là a prenderli e li ritorno.